Ciao, benvenuto in questo nuovo video post dedicato all'informazione. Che cos'è e soprattutto chi è l'informazione? Nei post precedenti, in particolar modo nel post dedicato alla forma, abbiamo evidenziato come il centro di coordinamento egoico tenta una sorta di conciliazione appunto formale di quello che viene definito come appunto il paradosso del sé, ossia la sua capacità di definirsi contro la sua indefinizione. Questo mondo indefinito viene a manifestarsi e quindi questo tentativo di conciliazione, questo paradosso viene risolto formalmente dal centro di coordinamento egoico che dà forma all'universo manifesto. E abbiamo appunto un centro virtuale, un centro che da questo momento in poi sarà il centro della cosiddetta realtà virtuale, ossia la proiezione del sé. Questo mondo del divenire, questo mondo delle forme, è un mondo appunto modificabile. Le forme possono cambiare continuamente a seconda della modulazione stessa del proprio essere. Ma abbiamo detto anche che la soluzione trovata dal centro di coordinamento egoico è solo una soluzione di comodo per far sì che si possa vedere da un certo punto di vista appunto la realtà virtuale come realtà fondante della propria esistenza. In realtà però non è così, perché già stiamo parlando di una soluzione ad un paradosso, ad un qualcosa che noi percepiamo come conflitto, e già stiamo parlando di qualcosa che viene utilizzato come espediente per far sì che si possa essere confinati nella propria zona di comfort, affinché ci si possa definire. Dov'è il gap di tutto questo discorso? È che questa situazione tiene in essere comunque un conflitto, che è quello che noi percepiamo appunto come paradosso. Noi percepiamo due realtà divise, come appunto la realtà del sé, che è la realtà indefinita, immisurabile ed eterna, e la realtà virtuale, che invece è soggetta ai parametri di spazio-tempo e quindi è una realtà fortemente limitante. Se noi abbiamo questa visione duale del nostro essere, ci troveremo a vivere tutta la nostra realtà manifesta, tutto il nostro essere manifesto, con questa tendenza alla conflittualità interna, che in realtà non è stata riassorbita, ma a cui si è dato semplicemente una soluzione formale. In questa realtà immisurabile, noi non sappiamo, dalla percezione che abbiamo invece della misura, non sappiamo come considerarla questa realtà, non sappiamo come comprenderla. Questo perché ci troviamo a vedere come due prospettive, una prospettiva indefinita ed una prospettiva definita. Ma sono ancora punti di vista, sono ancora prospettive. L'informazione non è altro che l'idea, cioè una parcellizzazione di quella che noi riteniamo essere una possibilità dell'essere. Ma poiché parliamo di parcellizzazione, già ci troviamo in una realtà misurabile. Allora ogni volta che noi parliamo, tutte le volte che noi usiamo dei termini per spiegare tutto ciò che non si può spiegare perché non ha parametri, i nostri termini, il nostro verbale termina, cioè è fatto di regole, è fatto di strutture grammaticali, è fatto di una mentalità che costruisce tutta la sintassi, per cui noi diamo anche un senso a determinate parole. Ma comunque sono termini e sono anche misurabili, per cui noi abbiamo anche la pretesa, in particolare il discorso che viene fatto in questo post, di spiegare qualcosa che non può in alcun modo essere spiegato.
partendo dal presupposto che comunque non si può spiegare una realtà che si può soltanto sentire dentro di sé, cioè una realtà in cui si è, possiamo soltanto parlarla, descriverla dal suo punto di vista, cioè dal suo punto di vista parametrizzato, dal suo punto di vista manifesto, dalla sua manifestazione immisurabile e come proiezione della realtà virtuale. Quindi noi, quando parliamo e spieghiamo queste possibilità di essere, le individuiamo appunto come possibilità nella visione della sua parcellizzazione, cioè nella sua visione virtuale, nella sua missione della misurabilità. Ma a questo punto ci troveremo sempre nel conflitto, ci troveremo sempre nel paradosso. Perché? Perché comunque è come se percepissimo due realtà, sempre due realtà diverse. In realtà non è così, perché la comprensione, che è il passaggio successivo a quella che è dell'acquisizione dell'informazione, la comprensione porta a un riassorbimento di tutte le caratteristiche informative, caratteristiche tipiche dell'informazione stessa, un riassorbimento in quello che è il punto, cioè il punto di origine di questa informazione stessa, che è il nostro essere profondo. Quindi un'idea diviene tale nel momento in cui viene utilizzata, percepita l'informazione. Questa parcellizzazione delle possibilità d'essere è considerata il mondo ideico. Questo mondo ideico però è un mondo del divenire e come tale però deve essere gestito. Cosa fa invece il centro di coordinamento egoico? Cerca di essere conservatore, ossia per mantenere la sua possibilità d'essere e definizione, per mantenere la sua costanza e la sua dominanza all'interno di questa realtà virtuale, crea un sistema formale conservatore in cui si crea la zona di comfort e l'uomo ci sguazza dentro non percependo altre possibilità d'essere che possono essere a lui da un certo punto di vista scombussolanti, perché tendenzialmente in questa zona di comfort noi vogliamo raggiungere una sorta di stabilità, una sorta di sicurezza. Ricordiamo che avere un centro significa avere una sicurezza. Se questo centro di sé è un centro virtuale, questo centro che noi poi deputiamo anche a coordinamento di tutte le forme che noi andiamo a costruire, questa sicurezza diventerà fondante la nostra vita e ci delimiterà in una zona di comfort conservatrice in cui noi non potremo in alcun modo variare il nostro confine, perché altrimenti ci sentiremmo persi. Allora, che cosa possiamo fare per risolvere, per togliere di mezzo questo centro di coordinamento egoico e vivere nella fluidità del proprio essere? Ciao, al prossimo posto.